Sì, grazie Presidente. Chiaro ci può stare che il dibattito, diciamo così, in discussione generale su questo provvedimento, che ovviamente tutti aspettavamo, l'abbiamo esaminato anche in commissione, che chiaramente sicuramente porterà a un miglioramento dell'attuale infrastruttura, dell'attuale parte di Metro C che si sta realizzando, per la quale sono in corso i cantieri. È chiaro che mi permetto anche io, come ha fatto anche chi mi ha preceduto, di allargare un pochino gli orizzonti sul futuro della Metro C e più in generale sul futuro delle infrastrutture su ferro in questa città. Sfrutto l'occasione veramente per ribadire il lavoro sicuramente prezioso e importante di pianificazione e in parte progettazione che è stato fatto col piano urbano della mobilità sostenibile, e questo ovviamente oltre all'impulso politico va dato atto alle aziende partecipate di Roma Capitale che hanno contribuito alla stesura, che è stato fatto un lavoro importante. Roma Servizi per la mobilità, Risorse per Roma, Roma Metropolitane, ATAC, è stato anche molto prezioso il contributo delle associazioni e dei vari comitati che hanno contribuito nella fase partecipata del PUMS. Ora però è bene, ripeto, sfrutto un attimino questa parte di discussione generale, poi sperando che ci siano altre occasioni già ci sono state in commissione e le potremo sicuramente ribadire, che è quello di proseguire nella realizzazione, nella progettazione e realizzazione di queste opere. La città ha assolutamente bisogno di infrastrutture su ferro, pesanti, metropolitane, tram, o penso anche a stazioni ferroviarie come la stazione di Pigneto, e chiaramente su questo ci deve essere un impegno costante da parte della parte politica che ti dà di impulso. Per questo io anche ho presentato diversi atti di indirizzo, ho trattato in commissione, il tema del recovery fund è centrale. Non vorrei che diventasse l'ennesima occasione mancata per questa città per realizzare opere, perché poi ricordiamoci che i fondi del Recovery Fund non è che sono che piovono dal cielo, una buona parte andrà anche restituita e quindi vanno spesi bene, vanno investiti. E quale migliore investimento di infrastrutture che ovviamente rendono più attrattiva la città, quindi consentono alle imprese magari di aprire una sede nella città di Roma, di creare occupazione, di creare posti di lavoro, ovviamente oltre a tutti i vantaggi in termini di riduzione dell'inquinamento, impatto ambientale, qualità della vita che già tutti conosciamo. E secondo me su questo sarebbe fondamentale. Ho letto che la sindaca ha scritto al ministro nei giorni scorsi per una questione sicuramente importante. Sarebbe bene però avviare un dialogo di questo tipo anche per portare avanti queste opere, perché poi è chiaro, al di là della capacità o meno di chi governa la città, del sindaco, assessore, consiglieri, è chiaro che è complicato per un ente locale da solo sobbarcarsi opere di questo tipo, di questo impatto, le relative fasi di progettazione, di gara. Quindi sicuramente un dialogo costante con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrebbe consentire alla città di Roma di colmare il gap infrastrutturale che ci separa da tutte le altre città, perché poi è un dibattito che ho portato avanti più volte: il trasporto pubblico non sarà mai efficiente se non ci sono le infrastrutture necessarie. Quindi ecco, chiedo scusa se ho un pochino ampliato gli orizzonti, però diciamo la delibera di oggi è, diciamo così, un qualcosa sicuramente importante, ma che va a perfezionare l'ultima tratta dell'infrastruttura, la T3, che è in essere, insomma. Però ecco, voglio veramente sottolineare, il mio è quasi un grido accorato, che bisogna costantemente confrontarsi con il Ministero su questi aspetti, anche perché, ricordiamocelo, il giubileo del 2025 è praticamente domani e conosciamo i tempi dell'amministrazione, praticamente siamo già in ritardo su tutto, anche se vogliamo fare una linea tranviaria entro il 2025. Quindi chiaramente il dialogo, secondo me, con gli altri enti competenti, regione, sicuramente sotto il ministero, dovrà vertere non tanto sulle risorse economiche, alla fine si trovano, ma sul iter, trovare un iter semplificato per realizzare queste opere e consentire soprattutto agli enti locali anche di assumere personale, direttori lavori, responsabili unici dei procedimenti. Su Roma si contano sulle dita di una mano i dirigenti che possono portare avanti queste opere, ne servono sicuramente altri. Grazie Presidente.